Ehi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi voglio mostrarvi come ho decorato la mia agenda Macaroon nei mesi di gennaio e febbraio. Allora, ve la faccio vedere subito. Il setup non l'ho cambiato, quindi è rimasto quello che vi ho mostrato nel primo video. Qui sto facendo il mood tracker, già ci sono un po' di colori che si vedono. E adesso partiamo con gennaio. Qui ho scritto ovviamente i preferiti del mese, quindi le canzoni, le serie TV che ho guardato, i drama, i film. Non ho letto nessun libro e qui gli obiettivi che dovevo fare. Poi girando c'è la visione mensile, l'ho fatta un po' così, ecco, non mi piace granché come è venuta. Qui ho scritto 365 nuovi giorni, 365 nuove opportunità. Speriamo sia un anno ricco di belle sorprese e felicità. Chi lo sa? Staremo a vedere cosa ci riserva questo 2019. Qui le pagine un po' si incastrano. Qui c'è l'habit tracker, quindi le cose più importanti. E da qui finalmente partiamo con la visione settimanale, che ho fatto in questo modo, abbastanza semplice devo dire. Ho messo solo questo washi tape glitterato qui come salvabuchi. Questo sticker che vi avevo mostrato sempre nel primo video che ho fatto, che mi sono stampata io. Poi ho attaccato queste farfalle, insomma, abbastanza semplice. Qui ho scritto delle frasi, quello che ho fatto. Andiamo avanti. Qui mi sono scritta le cose che dovevo fare in questa settimana. Ho usato le farfalle come sticker, mi piacciono tantissimo. E ho fatto questa cornicetta e ho messo questo gufetto che trovo adorabile. Qui invece come sticker ho usato questo orsetto, penso che sia un orsetto. Qui quando non mi segno le cose da fare durante la settimana scrivo sempre delle frasi che trovo su Pinterest o comunque su Google. E qui ho fatto questa cornice e ho messo dentro questi due sticker che trovo bellissimi. Poi questa settimana ho usato i gattini e infatti ho attaccato tanti tanti gatti. E anche qui ho scritto un'altra frase, qui un'altra frase. E i colori predominanti del mese di gennaio sono comunque stati l'azzurro, il verde, questi colori qui. E questa è l'ultima settimana di gennaio. Qui ho scritto questa frase che ho copiato da Pinterest. Giù nell'info box vi lascio comunque il mio Pinterest perché lì potete trovare degli sticker stampabili o anche idee per decorare l'agenda, il bullet journal, queste frasi. E poi qui ci sono i momenti da ricordare, siccome è abbastanza privato perché ho scritto un po' a mo' di diario segreto, ecco, lo copro per questo motivo. Questa quindi è la pagina di febbraio che mi piace tantissimo come è venuta. Questi sono i preferiti del mese di febbraio. A proposito, devo registrare il video dei preferiti. Queste sono le canzoni che ho amato maggiormente, le serie TV che ho visto, i film, sul libro ovviamente e qui alcune cose come obiettivi. E iniziamo immediatamente. Questa è la visione mensile. Devo dire che mi piace molto di più rispetto a gennaio. Poi giriamo. C'è l'habit tracker. Sempre mi sono segnate le varie cose, quindi YouTube, Instagram. Ed ecco qui, guardate che bello. Allora, ho messo questi due sticker che sono sempre quelli che mi sono ricreata io. Qui ho scritto una frase. Qui ho scritto questo che l'ho preso sempre da Pinterest. Poi qui ho fatto questa cornice, ho attaccato questo sticker. Questa l'ho decorata in questo modo. Qui ho attaccato questo post-it, dentro ho scritto una frase. Qui ho attaccato questo sticker della Chanel che mi piace tantissimo. Qui c'è un altro. Anche questi li potete trovare sul mio Pinterest. Qui ho fatto questo disegno. Quindi cerco comunque di riempire con disegni, sticker, immagini, insomma, le varie giornate per non lasciare gli spazi bianchi perché non mi piacciono. Invece così penso che sia molto carino. Questi washi tape che ho utilizzato, sono del Lidl, credo dell'anno scorso, se non sbaglio.
Qui l'ho fatta in questo modo, questa è la settimana di San Valentino, qui ho attaccato questo sticker che mi è arrivato da AliExpress, anche questo mi è arrivato da AliExpress, ci sono questi bimbetti coreani innamorati che mi piacciono tantissimo. E qui ho scritto un'altra frase, l'ho decorata un po', mi piace davvero tanto come è venuta. Poi passiamo all'altra settimana, l'ho fatta in questo modo, qui ho scritto un po' di più, ho fatto sempre queste decorazioni con vari washi tape, questo l'avevo preso da AliExpress se non mi sbaglio, mentre questo è sempre del Lidl, che però tendono a staccarsi. E questa è l'ultima settimana di febbraio, mi piace tantissimo come è venuta questa scritta, anche questa ovviamente l'ho trovata su Pinterest e l'ho ricreata nella mia agenda. Questo sticker è sempre uno di quelli che ho fatto io, questo mi è arrivato da AliExpress e anche questi washi sono comunque del Lidl. E niente, quindi febbraio è finito, qui adesso devo scrivere ancora i momenti da ricordare. Quindi questa era la decorazione di gennaio e febbraio, io spero che vi sia piaciuta. Domani se ce la faccio caricherò quello di marzo, ma non so ancora se farlo uscire mensile, quindi un unico video per tutto il mese, oppure se dividerlo in settimane. Non lo so, fatemi sapere se voi avete una preferenza. Quindi io aspetto di leggere i vostri commenti, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettetemi un like per supportarmi. Io vi mando un bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!